Siamo qui per un nuovo ed importante appuntamento elettorale. Il 6 e il 7 giugno andremo alle urne per eleggere i rappresentanti alla provincia e al Parlamento europeo. Come tutti gli appuntamenti elettorali, anche questo assume un grande significato, che ancor prima che politico è civile. Infatti ci consentirà di esercitare il nostro diritto di scelta democratica, di quelli che riterremo possano e debbano rappresentarci alla provincia di Bari e al Parlamento europeo. Tengo particolarmente a salutare due persone che oggi qui non ci sono su questo palco. Il candidato presidente professor Schittulli, che è stato con noi prima al comitato elettorale, che porge il suo saluto a tutta la cittadinanza e che è dovuto andare via per altri impegni elettorali al comune di Monopoli, con la promessa però che tornerà tra noi. L'onorevole Tato Greco, impegnato anche lui a Roma, che saluta tutti quanti. Quanto autorevole siano queste personalità, il professor Schittulli e il candidato per la Puglia prima di tutto, professor Onofrio Resta, è cosa ormai palese. Entrambi hanno raggiunto livelli di eccellenza nell'ambito della ricerca medica, nell'ambito universitario e nell'ambito ospedaliero. Il caso ha voluto che due autorevoli espressioni della medicina fossero insieme per un obiettivo completamente avulso dalla medicina stessa. E la conferma questa che il loro impegno non vuole essere circoscritto alla medicina, bensì adattato al sociale, inteso nei termini più ampi. Io questa sera però non voglio perdere questa grande occasione per rivolgermi ai giovani e alle donne in modo particolare. Voglio fare quasi un appello per dire loro che ho verificato personalmente, in questa brevissima esperienza politica, quanto sia importante non essere lontani dalla politica e non credere al luogo comune che solitamente è di uso ricorrente tra i giovani, che la politica è qualcosa dalla quale bisogna stare lontani. Nulla di più sbagliato. Ve lo dice, ripeto, una giovane che in passato, non rinnego, ha fatto uso di questo luogo comune. La lontananza dalla politica dei giovani legittima il perdurare sulla scena politica ed anzi incrementa la presenza di molti che non hanno più le prerogative, le idee, le motivazioni per dare impulso e sviluppo al nostro territorio e, perché no, al nostro futuro. È ora che i giovani, ancor più le donne, facciano propria la consapevolezza e la necessità di partecipazione alla vita politica. Non possiamo piangerci addosso senza avere dato prova del nostro impegno. Non possiamo consentire ancora che la festa del 1° maggio sia ancora pura retorica. Dobbiamo far sì che il 1° maggio sia per i lavoratori già occupati e per tutti i giovani in cerca di occupazione l'occasione per un confronto di posizioni che devono interagire per costruire un futuro lavorativo e previdenziale. Facciamo che la consultazione elettorale del 6 e 7 giugno prossimo siano un'occasione per avvicinarsi alla politica, per dare il proprio contributo di idee e di entusiasmo. Sono certa che il candidato presidente professor Schittulli ed il candidato per la Puglia prima di tutto professor Onofrio Resta siano pronti a recepire da subito le nostre istanze per inserirle nel programma di governo della provincia di Bari per il prossimo quinquennio. A questo proposito voglio smentire anche un altro luogo comune, assolutamente non rispondente alla verità, quello della provincia come un ente inutile. Beh, proprio noi di Turi questo non possiamo assolutamente dirlo, saremmo ingenerosi. Quanto la provincia come istituzione ha dato negli anni scorsi a questo territorio, quando è stata degnamente e attivamente rappresentata dai nostri concittadini, dottor Vito Donato Valentini ed il senatore Antonio Coppi, è sotto gli occhi di tutti, ma fa sempre bene ripeterlo. Il tratto di circonvallazione che bypassa il centro abitato è una realtà che non possiamo né disconoscere né tantomeno sottovalutare per la sua importanza strategica. L'Istituto Tecnico Commerciale Sandro Pertini è un autentico valore aggiunto per il nostro paese.
Numerosi sono stati anche gli interventi infrastrutturali, la Turi Castellana, la Turi Gioia e tanti altri. E non è da sottacere neanche la ricaduta in termini occupazionali. Quindi non può passare l'affermazione gratuita e superficiale della provincia come ente inutile. Tantomeno può valere per il prossimo quinquennio, laddove la provincia addirittura assumerà una funzione costituente della nuova realtà istituzionale della città metropolitana, alla quale hanno aderito 31 comuni, ivi compreso il comune di Turi. È facile immaginare quanto sia importante che il comune di Turi esprima il proprio rappresentante, che faccia valere direttamente nella costituente città metropolitana le prerogative del nostro territorio. Altrimenti corriamo un serio rischio, come mi diceva stamattina il dottor De Carolis, che Turi finisca per essere la carbonara della provincia di Bari. Nella malaugurata ipotesi non riuscissimo ad esprimere il nostro candidato locale, saremo costretti ancora una volta a fare riferimento a rappresentanti di altri comuni. Ma con quali risultati? È facilissimo immaginarlo. Basta andare indietro nel tempo e vediamo cosa hanno fatto i rappresentanti del nostro collegio per il comune di Turi nel passato prossimo. Pressoché nulla. L'invito quindi, e chiudo, impegniamoci perché il professor Onofrio resta e il candidato presidente professor Schittulli possano rappresentare Turi per il prossimo quinquennio alla provincia di Bari.